Radio DGS, l'informazione. Le notizie dal Tirreno Cosentino e dalla Calabria a cura di DGS News, guerra di cifre tra regione e Stato sul deficit sanitario calabrese. Dagli uffici della cittadella spiegano che molte poste non sono state accettate dal tavolo a Duce e proprio queste avrebbero portato il deficit al di sotto dei 100.000 euro. Per Roma invece il deficit è di 160 milioni di euro e i provvedimenti da adottare saranno il blocco del turnover fino al 31 dicembre 2020 e l'aumento delle addizionali regionali IRPEF e IVAP. A Tortora il consigliere di minoranza Toni Iorio commenta il consiglio comunale degli scorsi giorni in una lunga disamina riascoltabile su www.radiodgs.net e sul nostro canale YouTube. Al centro dell'attenzione l'immobilismo dell'amministrazione Lamboia e la scarsa propensione alla programmazione. San Nicola Arcella, discariche di rifiuti che si trovano lungo la panoramica strada provinciale che da San Nicola porta a Praia Mare. Interviene Italia Nostra che scrive: avevamo già segnalato il 24 febbraio scorso al comune la presenza di tali rifiuti, tra cui le pericolose lastre di Eternit frantumate. Malgrado l'intervento anche dell'ARPACAL del Centro Geologia Amianto dell'8 marzo, che ha rappresentato al sindaco la necessità di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza di emergenza dei rifiuti presumibilmente contenenti amianto, quindi dannosi alla salute umana, i rifiuti sono ancora là, anzi nel frattempo sono aumentati. Nel segno di Francis Marion Crawford, scrittore e drammaturgo statunitense, la sindaca di San Nicola Arcella, Barbara Mele, e l'amministrazione comunale da lei presieduta ospiteranno martedì 9 la delegazione del comune di Sant'Agnello, Napoli, guidata dal sindaco Pietro Sagristani. L'incontro avverrà in occasione del 110° anniversario della scomparsa di Crawford, che ha soggiornato sia nella cittadina dell'Alto Tirreno Cosentino che a Sant'Agnello, dove ora è sepolto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. A Cosenza lunedì 8 e martedì 9 aprile convegno su diritti sociali, Costituzione e reddito minimo garantito. A discuterne docenti ed esperti, tra cui Walter Nocito, che abbiamo intervistato. Il convegno si terrà all'Università della Calabria, Cosenza Rende, e sarà l'8 e il 9 aprile. Avrà per titolo Costituzione, reddito minimo garantito, pilastro europeo per i diritti sociali, dove reddito minimo garantito va a corrispondere oggi in Italia nell'ordinamento vigente a quello che la legge numero 26 ha chiamato il reddito di cittadinanza. Questa sera presso la libreria Mondadori di Paola la presentazione del libro di Adriana Sabato su Chopin e le nuove percezioni della sua musica. L'incontro inizierà alle 18.30. Siate pellegrini sulla strada dei vostri sogni, sono le parole che Papa Francesco ha rivolto ai giovani al Circo Massimo a Roma lo scorso mese di agosto. Il tema scelto dal servizio di pastorale giovanile della diocesi di San Marco Argentano Scalea per la commissione in corso al liceo Metastasio di Scalea, che prepara alla giornata diocesana dei giovani che si terrà il prossimo 13 aprile proprio nella città di Torre Talao. Si tratta di un'esperienza di animazione del territorio condotto dai missionari del gruppo Hashtag è sempre una gioia. Da lunedì scorso, durante l'ora di religione, i missionari, capeggiati dal responsabile diocesano del servizio Don Francesco Lauria e dal suo vice Don Ernesto Piraino, propongono agli studenti laboratori ed attività sul tema dei sogni. È tutto, grazie per averci seguiti.